Che cazzo cosa hai fatto? C'è? Ma che è successo? Mi ha sborrato la sigaretta in bocca. Ma te lo sei bevuto? Sei un coglione. È roba più il liquido in bocca che quello dei polmoni. È buono. Benvenuti a tutti alla compagnia dello Svapo in questo nuovo video dove parleremo di due liquidozzi sempre mandati dallo zio Ribaglio. Sempre lui, sempre lui. Che c'è? Che è successo? Cioè, tu non puoi cominciare a parlare all'inizio del video. Ah, dici, ci vuole un pochettino più. Certo, prima ci dobbiamo preparare psicologicamente a dirti zitta. Allora, oggi purtroppo sono senza naso perché ho un'allergia mostruosa, quindi farò un sacco di tagli per tutti i miei. Ciucciamelo! E quindi ora... Ti ho portato anche tovagliolini se vuoi. Sì. Però se non già lo posso fare. Che è successo? Mi cercano solo per fare i video sti due merdi. È vero. Vabbè. Cominciamo a parlare di questi liquidozzi. Cosa? Prima fruttato o caramellato? Allora, secondo fruttato. Me no, perché questo qua secondo me è troppo invasivo. Quindi prima questo. Sennò allora, i liquidi, il primo liquido che andremo a provare è il Nilla. Ma no, che si chiama Nilla. Nilla. Nilla camomilla. Allora, nella descrizione qua dietro del liquido troviamo la quantità di calorie. Di calorie? Sì. Poi glicerolo vegetale che sta al 70%, glicol e propilenico al 30%, quindi alla 70-30. Deliziosità, deliciousness, quindi dovrebbe essere deliziosità 100%. Poi 0% di real wafer, quindi non ci sono wafer all'interno. Veri, attenzione. 10% di int of banana, che int banana. Non so che cazzo vuol dire. La scoccia da banana, la scoccia. E poi sweet yummy milk, cioè latte veramente buono, delizioso, molto 17%. 60 ml di Nilla Vape Bottle, 15 ml della Unicorn Bottle. Adesso andiamo a vedere che all'interno troviamo nella confezione una Unicorn. Non la guardare perché tu già l'hai rubata. Sì, infatti, che carina. E poi troviamo la boccetta del Nilla giallo Simpson. Ovviamente, come al solito, per i liquidi americani di Ribaglio sono in formato Mix Series. Boccetta che adesso andiamo a prendere da 0 mg di nicotina, quindi noi la facciamo a 0. Mi dia, prego, mi dia. Prego, si sia come. Aspetta, dammela a me. Sia Covacci, per favore. E adesso noi andiamo a squizzare. Okay. Com'è? È bellissimo il suono, si sente la banana. Veramente? Non sente più il suono. Non sente più il suono. Guarda, saggia. No. Direttamente proprio. Mi schiaffo. No, grazie, non mi interessa. È vero, si sente la banana. Sì, ma non l'ho leccata. No, grazie. Mi sono appena lavato. Dai, mi stai sborrando sui pantaloni, non so lì. Vabbè. Cioè, tu sei una minchia. Io. Comunque è vero, dal sapore si sente la banana. Andiamo ad agitare leggermente la nostra boccetta. Sì. Attendiamo. I'm sexy and I know it. Poi passiamo anche allo shaker finale. La faccia convinta di cugino è bellissimo. Ok, e adesso andiamo a provare sui nostri dripper. Oddio, perché devo urlare? Cristo, che ho mal di testa, mi fa male tutto. Quindi effettivamente come cazzo fai a stare sempre male? Ma non è male, questa Oddio! È allergia. Oddio! Sono allergico, forse sono allergico a lei. Sì, quello però. E quindi... Proviamo. Drip. Comunque, al gusto si sente il gusto della banana. Io in questo momento non avendo... Naso non sento assolutamente un cazzo di niente. Mi chiamano, sono bianchissime queste cose. Sì, sono belle pulite. Fantastico. Sono splendidi. Andiamo a provare questa
questo liquido latte, banana, cereali, misto frutta. E vediamo come sa. È buonissimo. È buono. Dio, aspetta, intanto qua mi ha pisciato tutto. Bello pastoso. Buono. Bello pastizzoso. Mi piace. Mi ricorda qualcosa ma non riesco a ricordarmi cosa. Allora, la banana io non la sento, neanche sul burro. Si sente, ma è vellutatissimo. Allora, la banana è quasi inesistente. Sì. È vellutato. Svapando la banana si scompare. Si sente in espirazione. È praticamente una pasta morbida che si sente poi. Pasta morbida a scoccia, va. Poi sento il latte. È qualcosa di scoccia, due punti. Tipo buccia. Biscotto. Sì, biscotto, latte. Sono i wafer. I wafer 0%. 0%. C'è scritto real wafer 0%. Scusate. Quindi non ci sono. Allora, ragazzi, reali. Per quello che posso capire in questo momento con le mie condizioni psicofisiche, il liquido non sembra affatto male. Non è buono, mi piace. Buono, buono, buono. Ed è all day. Sì. Sì, questo sì. Si può provare tutto il giorno. Tranquillamente tutto il giorno. È buono, ragazzi, è veramente molto buono. Mi piace. Adesso andiamo a provare il secondo liquido. Che è che ti lamenti tu? Sono sborrato il cane. Capita. Fazzolettino. Prima ho fatto così con fazzolettino. Ok, adesso andiamo a provare il secondo liquido, sempre offerto dallo zio Ribaglio. Fazzolettino lo lasciamo qua. Che è Lettos. Che è Lettos Crispy Treat Blueberry. Bello, bello, bello. Praticamente dovrebbe essere una variante Lettos Crispy normale, però con le bacche. Sono bacche, mirtilli, che cazzo mirtilli, è? Mirtilli. Sono mirtilli. Mirtilli. Sono mirbacche. O bartilli. I bartilli. Con i bartilli. Sempre confezione da 60 ml, mix series. Mi giustizia da solo. Oh! Così. Non ti puoi giustiziare da solo. Sì che posso. Autogiustizia. Sì, anche questo è bello. Andiamo ad aprire. Guarda che figa la boccetta. C'è direttamente lo sguiccio. Ma che palle. Bello. Ma poi è non perdi manco una goccia. Sei incinto. Lo posso usare se sono incinto? No, non lo puoi usare se sei incinto. Perché? Perché lo dice la confezione. E allora quindi, non lo posso usare nemmeno. I veri uomini lo possono usare sempre. Esatto. Io quindi mai. No, esatto. No, tu sei aggiornato anni per cui. Oggi che giorno è? Oggi è giorno dispari. Mercoledì, quindi oggi sono maschietto, ho capito. Sicuro? Sì. Cuspatti. Allora meglio qua. Giusto, giusto. Andiamo a provare questo Lettos Crispy. Hai visto che figo, senza avere quella minchia di cosa di vetro che se cade si rompe, non la puoi appoggiare. Giusto. A me questo sicuramente non piacerà per un cazzo. Perché c'è il mirtillo. Sì. A me invece piacerà molto. Allora. Proprio perché c'è il mirtillo. È buonissimo, però avete sbagliato considerazione. Cioè? Il Nilla lo copre. Sì? Sì. Davvero? Te l'avevo detto io. Di solito il latte non copre il mirtillo. Cazzo copri, io sento solo quello. Qua. 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 Ma io sento quello di più. Sì. Ragazzi, è veramente buono. C'era un altro liquido al mirtillo che abbiamo provato. Il Crispy 2. Crispy 2. Mm. No, questo è molto buono. No, quello non era mirtillo, era amore. Sì? Sì. Sì. Comunque questo è più buono. Allora, si sente il wafer. Il cracker, quello che cazzo è. Si sente il cracker e anche il mirtillo, ma non è eccessivamente invasivo, è molto morbido. Buono, devo dire che è veramente buono, anche questo non deve. Sì, ragazzi. Sì, sì, l'avete cucino qui. Sono molto piacevoli sia alla svapata che anche come quello che lasciano il retro gusto, è veramente molto buono. Anzi, questo forse è più buono dell'altro. Sto pensando che la sfigatona è rimasta con la Wismac. Mira, gli dire questa cosa, la mia Wismac. Però non è proprio DNA, tubi meccanici. Mi piace la Wismac, va bene. Hammer of Fog. Hammer of Fog. Fog. Ma sai, io ho provato il Goon, gli ho fatto una bella, 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 bella rigenerazione .08. Zero? Sul tubo mare. Ma 008 o 08? 008. Veramente molto buono anche questo secondo liquido. E se dovessi dare io un voto, io darei
Innanzitutto diciamo che sono dei liquidi fatti molto bene. Sono molto, ormai i liquidi sono fatti veramente bene. Sì, sì, riescono a farli pazzeschi. È difficile trovare dei liquidi brutti tipo la Extreme. Madonna, veramente. Mi dici liquidi Extreme. Allora, io darei 7 e mezzo al Nilla e darei un 8 al Lettuce Crispy. Per me è il contrario. Io invece li bilancio tutte e due. C'è da dire che comunque io personalmente sono poco attendibile perché sono completamente tappato, ragazzi. Quindi seguite me, io vi sto dicendo che questo è da 8 e questo è da 7 e mezzo. Io invece da un 7 e mezzo a tutte e due. Facciamo una media, 7 e mezzo a tutte e due. 7 e mezzo. No, no, ognuno dice parola, il suo, va. Ognuno lei dice non conta, ma giusto, anche giusto, questo è vero, è vero, le cose sono. In ginocchio sui ceci. No! Inginocchiati! Non mi fanno male i ceci. Ma poi perché lasci i ceci in camera? Me lo spieghi? Allora ragazzi, anche per questa sera il video finisce qui. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un pollicione verso l'alto. Mentre invece non vi è piaciuto andate a fanculo. Come sempre. Esprimi. Ora lo puoi dire. Dai, dai. Iscrivetevi al canale. E comunque dovete mettere la spunta. Vai, parla. Ma stavi andando bene? No. Eri a braccio. Non era a braccio. Andavi a braccio. Istintivo. No, era a gamba. Allora mi raccomando ragazzi, una cosa importante, visto le nuove regole di YouTube per purtroppo i video con restrizioni, a noi della monetizzazione frega veramente poco, arriva a un certo punto, a noi ci interessa soltanto che non ci infilano in un calderone dove non veniamo assolutamente considerati da nessuno. Esatto. Però mi raccomando, guardate in basso nella pagina di YouTube se avete la spunta nel video con restrizioni, se avete le restrizioni attive o disattivate. Dovete tenerle disattivate, se le terrete attivate non vedrete più nessuno dei nostri video. Quindi, ma non solo i nostri, no, perché infatti dovete considerare che con le restrizioni attivate, anche se in un qualsiasi video, anche di un cartone animato per bambini di 10 anni, viene detto sigaretta, non lo so, sigaretta, non lo vedete più il video. Esatto. Proprio non vi appare. Ma che cazzo stai facendo? La scimmietta con i piattini. Io sono un bambino speciale. Lo so. Allora mi raccomando la condivisione, perché la condivisione, come dico sempre, ci permette di crescere e farci regalare tanti liquidi veramente troppo buoni e farci bloccare tutti i video dal signor YouTube. Bastardo. E allora ragazzi, mi raccomando, condividete sui vostri social, seguite noi sui nostri social, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al nostro gruppo Facebook. Mi raccomando anche di mettere mi piace sulla nostra pagina Facebook. Entrate sul nostro canale. Che c'è? Che fa dietro? Non niente, niente, tranquillo. Veniteci a trovare anche sul nostro gruppo di Telegram, link che trovate sempre in descrizione, così come anche tanti link interessanti. E quindi dalla compagnia dello svapo per questa volta è tutto, ci rivediamo alla prossima, ciao cari. Dobbiamo fare? Devo capire di che cazzo fa saldo sti cosi. E Tiller. Sei senza naso. Wafer, latte e banana. Wafer. Wafer. Ma non mi sembra wafer. Wafer. Secondo me sono palline di banana. Direttamente proprio. Secondo me sono. Mi chiamano una banana a palline, ma quando è che spreco. Secondo me sono banana a palline. Una nuova coltivazione. Io non sento un cazzo. Posto dei caschi di banane, da là pure ci sono i pallini di banane.